ragazze e ragazzi, come state? Finalmente bentornati in un nuovo video. Sono mancato un casino di tempo, un mese e mezzo, due forse, sì, ma ci sono di nuovo. Sono mancato tanto perché ci sono stati un sacco di problemi in famiglia, non con Diego, però abbiamo un sacco di cose da risolvere, quindi mamma mia, sono sparito veramente tanto, però... quando ci sono dei problemi in famiglia vanno risolti immediatamente, anche perché erano abbastanza tosti, quindi magari poi un giorno ve ne parlerò, adesso non mi va, non me la sento. E niente, sono ritornato, sono in macchina, non è un vlog, sì è un vlog, dai, ma non è un giretto così come facciamo sempre. Dietro c'è un po' di roba, ma la maggior parte delle cose sono nel bagagliaio, perché sono qui anche con la mia bambina. Stiamo andando in vacanza al mare, nonostante il tempo è terribile, ragazzi, cioè, io non lo so che estate è adesso, per carità, ok che non amo il caldo di 40 gradi, però ragazzi, è assurdo, cioè ho la piscina in cortile perché abbiamo montato anche la piscina, che non ho fatto il video, ma vabbè, abbiamo fatto mezzo bagno, 10 minuti di bagno perché continua a piovere, fa freddo. E poi vedete dalla macchina, cioè praticamente c'è più che piovere acqua, piove sabbia, è assurdo. Però vabbè, oggi vi porto con me perché inizia la mia vacanza, una settimana, come sempre sapete che io di più non la faccio, ma va bene così. E andiamo al mare, non vi dico ancora dove perché poi quando saremo arrivati vi dirò tutto. Ma nel frattempo noi siamo qui in macchina, in realtà siamo già partiti da una mezz'oretta, solamente che non avevo ancora iniziato a registrare, oltretutto sono scomodo perché sapete mi si è rotta la fotocamera, sono con il telefono e vabbè, per ora teniamo il telefono che va bene anche questo. E niente, prima di iniziare con questo video, ragazzi, mi raccomando, vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, a cliccare sulla campanellina che trovate in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e a cliccare sul tasto abbonati che trovate sotto e vi darà dei contenuti in esclusiva. Sotto in descrizione c'è anche la lista desideri Amazon. Se volete farmi un regalo vi farò un video dedicato dove andremo a aprire il vostro pacchetto. Ma bando le ciance, come vi dicevo, dopo due mesi non sono quasi più capace a vloggare, perché effettivamente è passato tanto tempo. Come sempre l'inquadratura balla e quant'altro, ma vabbè, siamo in macchina quindi ci sta. Oltretutto questa autostrada è orrenda perché è piena di curve. Oh mio Dio, sì, allora andremo vicino, quindi non sarà un viaggio lunghissimo, va bene, meno male perché non ho voglia di fare il viaggio in macchina lungo. E speriamo, ragazzi, dicono che da domani il tempo migliori, me lo auguro perché non c'ho voglia di passare la vacanza chiuso in camera, perché oh mio Dio, non ce la posso fare. No, non saremo in camera ma saremo in casa, perché quest'anno niente hotel, abbiamo deciso di prendere una casa. E anche lì non ve la farò vedere in questo video perché farò un home tour della vacanza e vi farò poi vedere la casa com'è. Io ho visto solo le foto e sembra carina, però vabbè, poi faremo il vero home tour. E basta, adesso ci cucchiamo la strada, che poi non c'è neanche tantissimo traffico, solo che essendoci tante curve non è che si va molto veloce. E niente, appena arriviamo poi vi aggiornerò su dove siamo. Ragazzi, non mi sono dimenticato di voi, sono passati già un giorno e mezzo, ma ci risiamo. Continuiamo con questo vlog. Adesso stiamo uscendo da casa, che non vi posso ancora vedere, ma poi ve lo farò vedere. E ora si va in spiaggia. Ho già il look. Sì, questa mattina non è molto bello. Cioè, ieri c'era un sole allucinante. Oggi è un po' brutto, però vabbè. E adesso andiamo in spiaggia. Oddio, dopo non potete capire, fuori dalla porta c'è questa panetteria che fa un profumo strabuono. E ora andiamo appunto in spiaggia. Oggi il tempo è un po' così. Comunque è fighissimo, ragazzi, perché siamo usciti, avete visto, dalla porta di casa e ora siamo già in spiaggia praticamente. Più comodo di così non si può. Ah mio Dio, comunque per la vostra
curiosità, velo di Lucco. Siamo a Camogli, ormai è diventato il nostro porto sicuro. Bello tranquillo, si sta da Dio. Quindi direi super promosso. Ora andiamo a mettere giù i salviettoni perché, visto il tempo che c'è, non prendiamo lo sdraiolettino, anche perché poi per pranzo vengono delle persone che conosciamo, quindi saliremo. Se il tempo resta così non si sa quanto si può restare in spiaggia, quindi boh, adesso mettiamo giù i salviettoni e poi vedremo il da farsi. Ed eccoci qui spiaggiati. Stamattina non c'è un cane, sono giusto dei bambini che fanno il bagno e basta. No, stamattina non farò il bagno, anche perché poi appunto a mezzogiorno vediamo persone che usciamo a pranzo, così quindi evito di fare il bagno per avermi tutto il sale addosso, che lo odio. Però oggi il cielo è così, è grigio, sono i nuvoloni. Anzi, lì è proprio un gran nuvolone brutto. Però in spiaggia c'è poca gente, come vedete. E oggi va così. Vi dico però che è già 2 giorni che facciamo il bagno, ma l'acqua è gelida. Infatti io duro poco in acqua perché fa proprio freddo. Però, vabbè. Dopo, più tardi, quando mi avvicinerò all'acqua, cioè oggi pomeriggio, vi farò vedere anche il mare che è super super trasparente, quindi un po' proprio per me. Però ecco, il brutto è che è troppo fredda, porca vacca. Vabbè, resisteremo. Intanto in teoria anche oggi non dovrebbe essere brutto, poi sabato soprattutto dovrebbero alzarsi di brutto le temperature, quindi forse ce la faremo a fare dei bagni lunghi, non lo so. Nel frattempo, eccomi qui, si do ancora la canotta perché boh, vergogna ragazzi, togliermi la canotta tutte le volte è un'impresa, perché mi si vede la panza. Ho trovato, sì lo so, non si dovrebbe comprare, ma avevo dimenticato gli occhiali, quindi sono riuscito a trovare qui in spiaggia uno che vendeva gli occhiali, quindi ho comprato anche gli occhiali, perché senza gli occhiali io potrei morire. E meno male perché ho ancora gli occhi da addormentato. Oh mamma mia, non riesco neanche a tenere, sì, non volevo inquadrare il sedere delle alte mentre si cambia, mentre si mettevano giù. Nel frattempo noi stiamo qui ad aspettare, magari adesso vado a bagnarmi i piedi però perché inizio ad aver caldo, quindi probabilmente mi rinfrescherò i piedi e basta, neanche mi tolgo la maglia perché almeno per questa mattina evito di mostrare la mia panza a tutti. E basta, ci aggiorniamo più tardi. Giornata bella, quindi oggi vi porto con me in mare. Sembra. Ho portato che sono stati anche all'ombra. Perché se lo passo prima, forse di più se lo passo. Già non tocco, già non tocco più. Thank you.
tocchi? Tocchi. O filmati? Io anche filmo. Vabbè. Io sto guardando il telefono e non mi ero concentrato. Ti fai sempre qua, mi sta chiedendo. Sotto freddo se ti metti in piedi. Sì, la sento. Guarda. Se metti in piedi sotto freddo, sotto freddo. No, così no. Eccomi ragazzi, qui ormai è sera, ho deciso di farvi un po' tutta una giornata, ecco, che così avete visto il vlog di un'intera giornata. Qui abbiamo già cenato, abbiamo già fatto il nostro giro, ormai come vedete è notte fonda, non c'è più in giro nessuno, ho chiuso tutto perché vabbè è tipo l'una, non è così tardi, eh? Però sono già andati tutti a dormire. E niente, quindi direi che il primo vlog del mare, ma penso anche l'ultimo ragazzi, perché non farò 1500 video, è finito. Anzi, devo dirvi, giornate top, perché tempo, vabbè, un po' nuvoloso, però ogni tanto il sole, ogni tanto nuvoloso, così. Acqua del mare, bella freddina, però ci si ambienta praticamente subito, perché più è l'impatto di entrare, dopo una volta che sono dentro, tempo 2 minuti e già si sta bene. Però sapete che, non so se sapete questa mia fobia, che mi mette un'ansia allucinante, del mare, perché ho schifo di tutto, praticamente ho schifo delle alghe, ho paura dei pesci, e ci sono entrambe nel mare, e quindi io vado al largo, ma perché praticamente vado, perché non penso, poi inizio a guardare il fondo, poi qui a Camogli l'acqua è trasparente, quindi anche quando è profonda 20 metri si vede il fondo, inizio a vedere i pesci, quindi sembro un pazzo. Infatti Diego mi dice che non mi vede mai così atletico come quando scappo dai pesci, ma ho il terrore, e quindi praticamente dopo faccio a razzo per arrivare a riva. E quindi vabbè, le giornate vanno così. Poi ecco, inizio a vedere un paio d'alghe in più e basta, io non faccio già più il bagno. Infatti c'è, cioè, sì, lo faccio il bagno al mare, ma non è che lo faccio poi così tantissimo, perché poi io sono un rompiballe, e quindi vabbè, i miei bagni sono sempre un pochino brevi, ma chi se ne frega. Poi quando appunto spara il sole a palla, che cuocio, allora poi entro e non ci penso più, ci sto dentro un po'. Però ecco,
Allora, il brutto della Liguria è il fatto che ci sono i sassi, nel senso è bello perché l'acqua è sempre pulita perché non si muove la sabbia, però non potete capire che tagli mi sto già facendo sotto i piedi, cioè allucinante, faccio una fatica a camminare, un male atroce, e vabbè, siamo solo all'inizio, ricordando che è il primo giorno e quindi molto bene, mi sto già tagliando i piedi, e infatti o le trovo o la prossima vacanza le devo comprare le scarpette, perché un sacco di gente ce l'aveva. All'inizio dicevo, ma che cacchio se le mettono a fare? Ora capisco, cioè un dolore atroce, e quindi d'ora in poi farò il bagno, cioè entrerò in mare con l'infradito, e quando poi inizio a nuotare mi tengo l'infradito in mano così non le perdo, ma almeno quando esco non mi sfracello i piedi con i sassi, perché sono una cosa abbastanza terribile. E sì, mi dimentico tutte le volte, perché in Liguria ci sono già venuto 2500 volte, ma tutte le volte mi dimentico di farlo. E finché una giornata, vabbè, posso resistere, ma pensare di farlo tipo una settimana così, cioè i miei piedi poverini non ce la fanno più. E non ve lo faccio vedere perché non mi sembra il caso, ma c'è tutti i tagli, cioè allucinante, non riesco più a camminare. Voglio una barella. Vabbè, io a questo punto direi che questo vlog lo chiudiamo qua. Poi la settimana prossima farò uscire il video dove vi faccio l'home tour della casa qui al mare, che non è nostra, ragazzi. Siamo venuti qui in vacanze stop, quindi vi farò anche l'home tour e vediamo se poi farò qualche altro vlog al mare, ma non penso, perché alla fine, cioè, facciamo sempre le stesse cose. Ci alziamo, facciamo colazione, andiamo in spiaggia, rientriamo, pranziamo, perché almeno mi evito le ore più calde, e in più sto un po' anche con Mia, perché lei, non potendo venire in spiaggia, non può. Dormi. Ogni tanto capita, appunto, come riferisce qualcuno, non facciamo nomi, faccio il pisolino, poi quando sono tipo le 3 si va in spiaggia, poi si risale e poi si mangia o in casa o si esce a cena, poi si va a prendere il gelato, poi si va a bere fino a mezzanotte o dipende fin quando ci abbiamo voglia, tipo oggi è l'1 e vabbè. E basta praticamente, quindi non direi che faccio anche continuamente vlog di quello che faccio tutti i giorni, perché faccio sempre la stessa cosa. Quindi vabbè, dai, ho deciso di portarvi con me in questo giretto. Cioè questa prima giornata al mare, perché ci stava, e buona. Quindi direi che a questo punto il video si può concludere qua. Spero che vi sia piaciuto, nel caso vi ricordo ancora una volta di lasciare tanti 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 like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video, e di cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto, e vi darà dei contenuti in esclusiva sotto in descrizione. Vi lascio anche i link per potermi seguire su Instagram, su Facebook e su TikTok. Sotto in descrizione c'è anche la lista desideri Amazon, se volete farmi un regalo, farò un video dedicato. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con l'home tour della casa del mare. Ciao!